Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram, quindi vi porto un tutorial per come realizzare questo genere di scatti. Ragazzi, ve lo dico subito, è una tecnica veramente molto molto semplice. L'unico problema è che se non l'avete mai fatto la prima volta vi farà uscire di testa. Una volta che avete capito bene come fare, invece, sarà veramente semplicissimo ricreare questi stessi scatti. Mi dispiace non avere delle immagini da farvi vedere mentre stavo facendo quel lavoro lì, ma eravamo concentrati sul fare un reel per un brand e quindi vabbè, è andata così. Questo è uno di quegli scatti dove sicuramente è meglio andare in studio, però effettivamente potete andare a creare questo effetto tranquillamente anche a casa. Vi servirà un telo nero abbastanza grande e, ragazzi miei, il buio assoluto dentro la stanza. Per quanto riguarda il flash, potete farlo sia con un flash da studio, sì, è sicuramente meglio, ma potete farlo anche con un flash speedlight semplice, perché effettivamente non vi serve tanta luce. Abbiamo bisogno poi di un softbox con griglia per dare una bella luce morbida alla modella. Ma ragazzi miei, il consiglio è un 60-80 cm, quindi non un softbox enorme. Mi raccomando che sia con griglia. Dopodiché abbiamo bisogno di una luce continua. Io vi consiglierei assolutamente una luce RGB, e questo perché potete fare degli scatti con tutti i colori che volete e tutte le luci RGB hanno le scene. Ecco, questa è una di quelle situazioni, se non l'unica, in cui vado a utilizzare le scene. In pratica faccio in modo tale che la luce RGB vada a cambiare continuamente colore in maniera abbastanza veloce, in modo tale che durante lo scatto avrò vari colori nel mio frame. Ok ragazzi, mi stavo dimenticando una cosa fondamentale, ovvero il posizionamento delle luci. Io ho fatto così: per quanto riguarda il flash, dall'alto verso il basso ai classici 45 gradi sulla modella stessa. Nel mio caso avevo messo il flash guardando la modella alla sua destra. La luce continua la dovete andare a mettere nella parte opposta, quindi se voi volete mettere il flash alla sinistra della modella, chiaramente andrete a spostare la luce continua sulla sua destra. Non importa che la luce continua sia a 45 gradi, potete darla anche dritta per dritta rispetto appunto alla modella stessa. E volevo fare anche un'ulteriore precisazione sulla luce continua: non c'è assolutamente bisogno di andare a utilizzare dei softbox, potete utilizzare una luce dura, quindi potete utilizzare sia i pannellini, quelli piccoli RGB, sia tubi LED da 60 o 120 o chiaramente anche luci più importanti. Nel mio caso i parametri macchina che vi sto per dare sono stati possibili perché ho utilizzato la luce della GVM da 150 watt RGB. Se non avete una roba così potente, potete chiaramente fare delle prove, andare ad abbassare il diaframma e avrete lo stesso identico risultato. Le impostazioni di macchina che ho utilizzato io sono ISO 100 f7.1 e 0,6 secondi. Quindi la teoria qual è? Quando schiacciamo scatta immediatamente il flash, noi spostiamo la macchina fotografica che avremo in mano e creeremo l'effetto scia. Ragazzi, 0,6 secondi è un tempo comunque abbastanza lungo, quindi ragazzi mi raccomando, la modella deve stare immobile durante lo scatto. Prendo questa vecchia Sony per farvi vedere il movimento qual è. Schiacciate e muovete, schiacciate e muovete. Questo è il movimento che dovete fare. Come vedete è molto semplice, la modella, vi ripeto, deve stare immobile e più avrete un movimento morbido, più verrà un effetto scia, ok? Se fate una roba di questo tipo, invece, avrete una doppia esposizione. Nulla di più semplice. Ragazzi, una cosa vi devo dire che è molto importante: non fate la prova direttamente con la modella, perché la prima volta ci metterete veramente tantissimo tempo per capire come fare, ma una volta che avete capito come si fa, ci metterete un secondo per ottenere appunto questo effetto scia. Quindi il consiglio che vi do è: fate delle prove a casa, mettete una bottiglia di acqua, una bottiglia di vino, insomma un qualcosa vicino a un flash e a una luce continua, e mettetevi lì a fare delle prove. Nel momento in cui vedete che la scia viene, andate con la modella in studio o fatela venire a casa e provate, perché vedrete che
è più semplice di quello che pensate. Mi è piaciuta moltissimo questa tecnica perché, ragazzi, le foto in studio col nero, col bianco, semplici, per quanto possiate essere bravi a gestire la luce, a me sinceramente non piacciono, mentre con questa tecnica avrete degli scatti molto diversi e fuori dal comune, quindi vi consiglio assolutamente di provare. Per creare invece quest'altro tipo di scatto, quindi una vera e propria doppia esposizione, ragazzi, le cose si complicano tra virgolette, anche se in realtà non è vero, però dovete assolutamente andare a mettere la macchina sul cavalletto. Allora, il tempo si allunga a 2 secondi, quindi da 0,6 passa a 2 secondi. Chiaramente 2 secondi in mano avrete uno scatto mosso, ecco perché metterla sul cavalletto. L'idea qual è? È mettere la macchina ferma e invece far muovere la modella. La modella durante appunto questi 2 secondi dovrà fare 2 pose diverse, ma ragazzi miei, il consiglio è che non sia nello stesso punto. Vi faccio un esempio: se io sono qui e faccio la mia posa 1, ok, non posso fare la mia posa 2 nello stesso punto, ma dovrò fare la mia posa 1 qui e la mia posa 2 qui. Facendo così avremo lo stesso identico risultato, ad esempio, di questa foto. Se poi andiamo a metterci una luce RGB che va a cambiare il colore, ragazzi miei, succederà questo. Per quanto riguarda il tempo, ragazzi, siamo a 2 secondi e per quanto riguarda il diaframma ho dovuto chiudere di conseguenza a F9. Ragazzi, qui per voi fotografi, una volta che avete impostato la macchina così, è veramente facilissimo, non dovete fare altro che schiacciare il bottone. Per la modella invece potrebbe esserci qualche problema, perché deve fare 2 pose convincenti in 2 secondi e non è proprio facile all'inizio, però vedrete che facendo qualche prova riuscirete tranquillamente a ricreare questo genere di scatto. Ok ragazzi, spero di essere stato il più esaustivo possibile. Se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale. Mentre mi dispiace veramente non aver avuto delle immagini da farvi vedere, però vi assicuro che si sarebbe visto soltanto questo movimento qui, quindi è veramente semplice da realizzare, ma è veramente tantissimo d'impatto. Quindi ragazzi, fatemi sapere se ci provate, se ci provate e vi riesce qualcosa, magari taggatemi anche su Instagram, così ve le vedo e ve le commento. Per questo video è veramente tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!